Sicuramente a Roma quello che abbiamo vissuto, quello che vivono i cittadini romani è agghiacciante. Una classe politica capitanata dal PD che ha completamente fallito, miliardi di euro di sprechi. Si pensi che a Roma soltanto l'addizionale IRPEF, 200 milioni all'anno per un numero indefinito di anni praticamente, servirà a pagare i debiti di questa classe, politica che deve assolutamente essere congedata il prima possibile. Bisogna che nelle istituzioni entrino persone oneste, persone coerenti e cittadini che fanno veramente gli interessi della cittadinanza e diano un futuro a questa città. Questa è la cosa più importante che ci preme per Roma. Per questo motivo, come dicevo, noi candideremo comunque delle persone che sono vicine a questi problemi. Ovviamente i nostri consiglieri capitolini che hanno fatto un grandissimo lavoro di trasparenza, tantissime proposte in questi anni, che tra l'altro se fossero state già prese in considerazione dalla Giunta Marino avrebbero già fatto risparmiare decine di milioni di euro di sprechi attraverso appunto le loro mozioni presentate al Campidoglio, ecco che questi ragazzi, questi quattro consiglieri capitolini saranno sicuramente presi in considerazione fortemente dal movimento, chiaramente, per l'esperienza anche che hanno accumulato e per quello che hanno dimostrato.